attimo aggiustata un po' perché sono tremenda. Ovviamente ogni volta che faccio dei video sono davvero pessima. Infatti devo lavarmi i capelli e poi mi sono messa un po' mascara per essere più decente. E allora oggi ho l'università, però la farò da casa perché è sabato e non ho voglia di andarci. Avrò tipo 3 ore e poi oggi mi allenerò anche. Niente, la fase di cut sta procedendo bene. Ieri Clara mi ha dato la notizia che la prossima settimana abbasseremo un altro pochino i macros per definirmi un altro pochino e asciugarmi un po'. Io non ho obiettivi di gare e cose del genere, quindi raga, tranquilli, non farò la fame. Però devo mantenermi abbastanza attiva ogni giorno e infatti probabilmente adesso vado un po' in giardino. Che lì c'è tipo uno spiazzo che continua di qua e continua di là, per camminare un pochino e poi andrò a fare lezione, anzi prima farò colazione e poi farò lezione. Questo sarà un What I Eat in a Day barra vlog come sempre, che mi avete detto che vi piacciono un sacco e sono stracontenta e quindi partiamo subito. Alla fine non sono uscita perché non avevo voglia e quindi mi sono messa a camminare un po' in casa e guardate un attimo cos'è arrivato. Questo vuol dire che si riprova a fare il pandoro. Allora, per colazione andrò a farmi un po' a reggio utilizzando questi fiocchi d'avena qua che ho trovato alla Lidl, li ho usati ieri sera e raga sono fantastici. Negli scorsi giorni invece a colazione ho mangiato questi paninetti qua che ha fatto mia mamma e strabuoni, hanno tipo 50 grammi di zucchero, non c'è il burro, non sono nemmeno troppo dolci in realtà, ma per una colazione secondo me va più che bene perché se fosse troppo dolce tipo non potrei metterci la marmellata eccetera, quindi strabuoni. Comunque se mi seguite su Instagram li avete sicuramente visti. Sono qua in camera perché è tardi, sono tipo le 9:20, io alle 9:30 c'ho lezione, infatti mi sono tutta accampata lì perché devo seguire la lezione da casa, nel frattempo farò colazione io e quindi niente, oggi passerete la giornata, cioè voi passerete la giornata con me perché io starò con voi solamente poco tempo, però mi farete tanto compagnia e quindi adesso vado a fare lezione e noi ci sentiamo quando le ho fatte. Ok raga, allora io mi sono appena fatta la doccia e ho appena avuto la notizia che sono usciti i voti dell'esame che diedi il 18 dicembre e non ho ancora guardato, c'è qua mio fratello che mi guarda malissimo e non so per quale motivo, ma adesso vado subito a guardare quanto ho preso, ecco. Però devo andare anche, ecco lì c'è mio fratello. Vieni con me. No, devo chiamare papà e mamma. Cioè anche loro devono saperlo. Ah, ok. Che ansia. Allora, aspettate che vi appoggio. Allora, sto andando nel sito. Che ansia. Cosa fai? Vado. Vado, guarda. Boia! Ho preso 28 e 3.
Come media. Ne ho preso 30. No. I 26 e mezzo. Quindi sono quello di... Sì, quello dell'ultimo esercizio che sapevo già di aver sbagliato. Ma gli chiederò di essere, cioè di fare tipo, discutere del compito. Per chiedere cosa c'è. Bene. Grande. Avevo 30. Guardate, mia sorella mi ha fatto le trecce con i capelli bagnati, in modo tale che così poi spero mi vengano tutti ondulatini. Comunque raga, sono stracontenta di come sia andata e sapevo già gli errori che avevo fatto, cioè tipo in quello in cui ho preso 26 e mezzo sapevo tutti gli errori che avevo sbagliato, e però sono davvero soddisfatta perché ho alzato la media rispetto al compito precedente. E niente, sono stracontenta, mi ha aumentato l'umore di oggi. Sono le mezzogiorno e 50, adesso vado a preparare da mangiare. E stasera mangeremo la pizza e avremo una cena online, sempre come in quarantena, non si sa. Perché questi nostri amici abitano in un altro comune rispetto a Bologna, cioè non è il comune di Bologna, ma comunque sempre vicino alla città di Bologna. E quindi non possiamo vederci perché siamo arancioni sabato. Cioè oggi, e quindi ci vediamo online. E quindi niente, adesso sono stracontenta e mi ha tanto niente, vado a preparare, niente, lascialo stare. Adesso mi sto facendo il tè, ho messo qua a bollire l'acqua, non utilizzo il bollitore perché sta andando la lavatrice e quindi per non fermarla la sto facendo al pentolino, che come al solito vado a mangiarci un po' di cioccolato fondente, che raga siete stracarine perché mandate sempre le storie vostre in cui tocciate il cioccolato nel tè, io vi amo troppo. I due tè che in questo momento sto adorando sono questo qua ai frutti rossi, questo qua della Twinings, tè nero, e questo infuso alla ciliegia e alla cannella che è buonissimo. Questo pizzica un pochino sulla lingua perché c'è la cannella, però è buonissimo. Ok raga, adesso io mi metto un altro pochino a studiare termodinamica. Fatemi sapere se voi fate il liceo, se siete già all'università. Seguitemi su Instagram, posto praticamente ogni giorno nelle storie, faccio sempre sondaggi, vi chiedo cose. Poi sono sempre disponibile anche lì, quindi molte di voi e anche molti di voi mi scrivono e mi fa sempre un sacco piacere, e sto conoscendo un sacco di persone nuove, stracarine e simpatiche. Quindi niente, adesso mi metto un po' a studiare qua utilizzando sempre la tecnica del pomodoro, che per ora mi sto trovando abbastanza bene. Ci sentiamo un pochino più avanti. Allora, eccomi qua, sono esattamente le 4:38 e sono qua per fare il mio pre-workout barra merenda. Qua ho fatto yogurt greco con queste proteine vegane qua, al gusto caramel latte, e a cui ho aggiunto anche degli M&M's che derivano dalla Befana. Qua 4 fette biscottate a cui appunto andrò a accompagnare questo, e qua il mio solito bibitone, praticamente acqua e cacao e latte, strabuono. Sì, sono un po' strana, e questo è tutto. Ok, adesso io e mia mamma stiamo andando alla Lidl a prendere le cose per fare la pizza, e infatti mi sono tutta vestita eccetera, e noi ci vediamo appena torniamo e faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, io sono venuta qua in tenuta sportiva
perché sono venuta qua ad allenarmi, sono le, ve lo dico subito, le 18:06 e abbiamo messo a fare, a mettere a lievitare la pizza perché era uno straritardo e ci deve mettere tipo 2 ore. E niente, alla fine alla Lidl abbiamo preso delle mozzarelle, io ho preso la mozzarella skyr, non so se qualcuno l'ha mai sentita, ha praticamente meno grassi saturi e più proteine della mozzarella normale. Poi ho preso il mais per condire la pizza e poi altre cosine varie, tipo i sacchetti del rosso. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal, yeah. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no, I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, sometimes I think that I'm unstoppable, yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Eccomi qui. Allora, sono le 22:52. Non so se mai l'ho messa. Non so niente. E niente, io e mia famiglia abbiamo appena finito di vedere una puntata che è più, cioè più un film, che si chiama Gli Eliti del Barlume. E mi fanno straridere, cioè, da quando la prima volta è uscita l'abbiamo sempre guardato. E adesso sono qua per farvi vedere il mio pre-nanna. Eccolo qui, il mio pre-nanna. Allora, in pratica è una mug cake, quindi un tortino in tazza, però l'ho tolto da fuori la tazza. Qua c'ho il residuo di mela che ho mangiato a cena, dopo la pizza. E praticamente, se volete vi darò la ricetta poi in futuro, è un tortino con dei pezzettini di mela, tanto per... cioccolato fondente e burro di pistacchi. Il burro di pistacchi l'ho messo anche all'interno, sperando che nel taglio adesso io lo becchi, per magari farvi vedere. Ecco, non l'ho beccato. Comunque questo è praticamente la consistenza. E niente, strabuono. Quindi niente, adesso io vado a mangiarmi questo mio bellissimo pre-nanna. E io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia appunto tenuto compagnia. Oddio, mi fa malissimo il braccio. E niente, fatemi anche sapere se questi video li guardate più nell'orario di pranzo oppure tipo una pausa break study, una study break, fatemi sapere tutto ciò. Io vi mando un grosso bacio enorme e noi ci vediamo in un prossimo video.